Prima di fare un vero e proprio approfondimento sui territori vale la pena cercare di capire il sistema di classificazione appunto utilizzato in Germania. Partiamo dal contenuto zuccherino all'interno del, del vino, in cui a volte possiamo leggere per esempio trocken che fa riferimento a un vino secco, quindi che ha un contenuto zuccherino che è quasi irrisorio, che non va a compromettere assolutamente quelle che sono le capacità e le percezioni gustative basate quasi esclusivamente sulla freschezza, sulla croccantezza del vino. Generalmente quando parliamo di trocken abbiamo dei vini che sono intorno ai 10-11 gradi, quindi stiamo parlando di zucchero svolto, ma comunque la concentrazione zuccherina all'interno dell'uva dell in un paese che si sì, riesce a giovare di un'esposizione a sud, di un bellissimo terreno, di un microclima portato dal fiume, ma tendenzialmente ha problemi ad andare a sviluppare quindi contenuto zuccherino in un ciclo vegetativo normale del, della pianta. Troviamo poi l'Alptrocken che fa riferimento a un vino che è un semisecco, quindi rimane la componente elevata di acidità, però saliamo un po' come percezione appunto di dolcezza. Il Lieblich invece è nella scala, ovviamente il terzo gradino vuol dire che stiamo andando verso una percezione che può ricordare un po' l'abboccato l'amabile, per intenderci siamo un po' nel, nel mezzo, per individuare poi il sus, ovvero quello, eh, il contenuto zuccherino più elevato, sus fa riferimento proprio a dolce, dove andiamo ad avere dei vini che di solito sono da fine pasto, le concentrazioni zuccherine sono molto elevate e abbiamo anche un grado alcolico che tende comunque a continuare a scendere. Il sistema di classificazione è una piramide classica, quella che caratterizza un po' tutti i territori europei. È il 1971 l'anno della, della svolta, l'anno in cui si è cercato di traghettare la Germania verso dei principi qualitativi per cercare di recuperare un po' i fasti di un, di un tempo. Dobbiamo immaginarci questa, questa piramide con alla base i cosiddetti tafel wine, ovvero i vini da tavola, quindi sono, rispondono a quelle che sono le regole europee di cui abbiamo avuto modo di parlare anche più e più volte, quindi stiamo facendo riferimento a un vino che tendenzialmente potrebbe essere un assemblaggio anche di diverse annate, non abbiamo l'obbligo di andare a indicare neanche il vitigno in etichetta, quindi è un vino più, più quotidiano, un vino da tavola per definizione. Abbiamo poi il concetto di QBA. QBA fa riferimento a una denominazione di origine, mettiamola così, e quindi abbiamo la necessità di avere gran parte delle uve che vengono utilizzate, che provengono esattamente da quella regione e viene citata poi la regione appunto di appartenenza. Ci sono del, delle regole qualitative ma non è il focus vero e proprio perché comunque la forbice della qualità rimane decisamente ampia. Abbiamo però poi i predicati, wine, ovvero i vini che sono degni di, di nota, quelli che si caratterizzano per qualche cosa di differente è ovvio che il Riesling è il vitigno che poi è andato a determinare in maniera forte anche il sistema di classificazione ed è ovvio che la parte di Swine la troviamo focalizzato moltissimo su alcuni grandi territori come la Mosella. Qui stiamo andando a cercare di individuare quello che è proprio il grado di maturazione proprio del, dell'uva in vigna. Potremmo andare poi nel dettaglio tecnico a cercare di capire quella che è la concentrazione zuccherina, ma ci basti applicare questo concetto quindi di uva lasciata sul, sulla vigna. Quando troviamo alla base, chiamiamola così, il concetto di cabinet, appunto, è una, è una vendemmia, diciamo, centrata. Quindi il momento in cui l'uva ha raggiunto il suo livello di maturazione normale, un vino. Secco tendenzialmente, ma non è detto che sia completamente secco, che comunque vede nella freschezza la sua connotazione più importante. Abbiamo poi lo spatlese, che invece è una vendemmia tardiva, quindi l'uva rimane in pianta un po' di più tende a concentrare i zuccheri maggiormente, ci aspettiamo quindi anche un livello di dolcezza molto più elevato rispetto al cabinet, ma ancora comunque questo gioco sulla freschezza, che per esempio nel caso del Riesling è uno proprio dei driver, è uno dei punti focali di questo vitigno, dei vini ottenuti da questo vitigno, soprattutto in Mosella dove sono più esili con questa acidità molto marcata, appunto il, lo Spatlese lo incarna alla perfezione. Saliamo e troviamo l'Auslese, L'auslese La invece fa riferimento ad una selezione. Quando ci facciamo riferimento all'auslese, non necessariamente le uve sono state attaccate da botritis, però facciamo una selezione del, dei grappoli, quindi vogliamo andare a prendere dei grappoli perfettamente surmaturati per cercare di avere proprio più concentrazione e andare a giocare con l'equilibrio, con questa invece grande freschezza che ritroviamo all'interno del vino generalmente. Se parliamo di Beren auslese, Beren fa riferimento al, all'acino, al, al chicco, quindi si fa una selezione vera e propria dei chicchi di uva, degli acini, per cercare di trovare i migliori acini in grado di portare complessità, profondità e in questo caso quasi sempre troviamo la Nobel Rot, quindi la Botrytis cinerea, ad aver attaccato l'acino. Se continuiamo a salire troviamo il Trockenbeerenhauslese, quando parliamo di Trocken, Slese, facciamo riferimento intanto a una vendemmia che non si verifica tutti gli anni, una vendemmia altamente qualitativa ed è legata soltanto ed esclusivamente alle migliori annate. In questo caso si cercano proprio i, i, i chicchi, che sono gli acini, che sono completamente appassiti e si va veramente a fare una grandissima selezione in vigna. Poi abbiamo in cima, diciamo, a questa scala, anche se dovremmo dire in realtà in parallelo, gli ice Heistwein. Ice wine sono i vini di ghiaccio anche questi difficilissimi da, da ottenere perché intanto bisogna tenere l'uva in pianta fino a dicembre dobbiamo sperare nelle gelate in temperature costanti al di sotto degli 8 gradi celsius in questo caso con temperature di questo tipo e gelate improvvise tendiamo ad avere una concentrazione incredibile degli zuccheri all'interno del, del, del dell'acino proprio perché la parte liquida la parte che potremmo chiamare di acqua anche se poi non è propriamente acqua si congela e congelando Appunto, si andiamo a concentrare e quindi questo ci permetterà di portare in cantina. Dobbiamo essere anche molto rapidi nel processare l'uva, ci consente di portare in cantina. Un'uva dall'altissimo grado zuccherino che dobbiamo processare immediatamente, molto rapidamente prima appunto che il ghiaccio si scioglia. In Germania è una rarità, per una rarità che dà un vino che è proprio denso, che è dolcissimo, ma che conserva comunque, a seconda anche del vitigno e del terroir, una caratteristica di freschezza importante. Questo è un po', diciamo, il mondo che è rappresentato dal sistema di classificazione, che è già un sistema molto complesso da andare a comprendere, anche perché poi quando parliamo di contenuto zuccherino all'interno del, del vino, e stiamo veramente utilizzando ovviamente questo tipo di classificazione, facciamo riferimento comunque a delle tecniche che tendenzialmente dovrebbero essere naturali, tant'è che molti produttori di Riesling, soprattutto anche nella zona della, della Mosella, del Rheingau, del Rheinersen, Vanno a produrre di solito con fermentazioni spontanee. Ma come avviene questo, questo contenuto zuccherino elevato? C'è così tanto zucchero che diventa difficile andare a processarlo tutto durante la fermentazione. In più, le temperature comunque in inverno in Germania tendono ad abbassarsi, anche se le estati sono abbastanza miti, abbastanza calde nelle zone di produzione del, del vino. Quindi si ha difficoltà anche con le temperature a poter garantire una fermentazione che vada a processare tutto lo zucchero. In passato si era ricorso appunto al tentativo di aggiungere zucchero o di andare a filtrare sterile proprio per andare ad abbattere questa, questa possibilità. Oggi siamo ritornati invece nella direzione qualitativa. Ma come ci siamo tornati verso quella direzione? Se anche la riforma del 1971 invece qualche strascico qualitativo l'ha lasciato, lo dobbiamo ad molte aziende private. È che È nata un'associazione che si chiama VDP. Quindi possiamo a volte trovare il riferimento addirittura in, in etichetta, possiamo trovare anche proprio delle, delle fascette che fanno riferimento esclusivo a questa associazione. È un'associazione privata che però è stata riconosciuta, gli è stata data la possibilità di andare ad esprimere la loro visione. È un'associazione un privata, non si può fare richiesta di entrare, bisogna essere invitati. Oggi sono circa 200 e basta le aziende che ne fanno parte. E l'obiettivo è quello di avere all'interno soltanto dei Weingut, come si chiamano in Germania, quindi dei, dei domain, dei poderi, che hanno come focus qualitativo chiaro un percorso che parte dalla vigna. Quindi si parla di vigneti condotti in un certo modo, ma poi anche le tecniche in cantina devono essere certificate e poi parliamo ovviamente di quello che è un risultato finale, qualitativo, fondamentale. Questa è la volontà di far capire proprio al mondo che la Germania può esprimere dei livelli qualitativi altissimi ed è stata in risposta appunto nel 1996 a questo trend eh, dato dal governo di andare a creare i vigneti collettivi. Ma non si sono fermati qui perché hanno creato un sistema di classificazione proprio che si basa su quattro livelli. Un livello in cui si parla di vini, potremmo chiamarli base, quindi facili da bere, freschi, però fatti sempre molto bene. Un livello che potrebbe essere considerato un livello più comunale, se volessimo parlare con un paragone con, con la Borgogna. E poi abbiamo due livelli, l'Herzelagen che fa riferimento a una sorta di Premier Cru e Grosslagen che invece fa riferimento a un Grand Crew. Quindi quando troviamo la menzione Grosselagen sappiamo che siamo davanti ad un'espressione di vigna proprio, perché il focus ritorna ad essere quello che è la, il lavoro appunto agricolo che raggiunge i massimi livelli qualitativi e ovviamente anche la massima fama. Esistono dei vigneti leggendari in Germania andremo a vederli anche territorio per territorio.